per Basket TV. Abbiamo il piacere, dopo una bella partita anche tra Torino e Milano, un bel pubblico, di fare due parole con Flavio Tranquillo. Io sono un po' anche emozionato perché Flavio Tranquillo è il riferimento per tutti noi. No, no, nessun riferimento, però concordo, una bella partita, divertente, magari non sempre un'intensità proprio da gara 7, però una bella partita. Primo tempo sembrava di fare nuovi record e aggiornare i tabellini, perché 58 a 52, quindi c'erano proiezioni fantastiche. Come l'hai vista da esterno, diciamo, Torino? Da esterno nel senso che non sei ovviamente un tifoso della città. Beh, direi che effettivamente è una squadra che è costruita in una certa maniera, è naturale che è un po' difficile poter prendere giocatori del livello nella metà campo offensiva di Torino, penso a Wilson, penso a Harvey, penso ovviamente a DJ White, ma non solo, che siano anche degli strabilianti difensori. Devi fare una scelta, è una scelta secondo me coerente, fai 97 punti contro Milano, poi ne puoi prendere 100, ma lì c'è dentro anche Milano, come nei 97 di Torino c'è dentro tantissimo Torino. Divaghiamo un secondo, poi non approfittiamo più di tanto. Due argomenti: la riforma degli stranieri, pare che arriva questa nuova riforma con 7 americani, probabilmente caldeggiata dalle società magari più forti che hanno più ambizione a spettro europeo. E come vedi Milano, così dominante nel campionato italiano, buone partite in Europa, però alla fine il risultato dice che le ultime tre sono andate col referto che non piace. Per quello che riguarda la questione del 5 più 7 o 3 più 4 più 5 o 6 più 6 o qualsiasi altra combinazione, per me l'unica possibilità è 12-0, ovvero sia 12 liberi e poi ognuno fa i suoi conti, e parallelamente, se si vuole lavorare su questo, e si dovrebbe volere, anzi credo che si debba volerlo, bisogna fare un programma che consenta economicamente di dare vantaggio a chi deve formare, reclutare prima di averli formati, i giocatori italiani. Quindi il problema è quello, ma non certo nelle formule di eleggibilità della Serie A. Per quello che riguarda la seconda cosa, che era Milano, come vedi proiettata in Europa? Forte Milano, in Italia, meno in Europa. Milano in Europa, Milano in Italia, con il massimo rispetto delle altre 15 squadre italiane, le altre 15 di Eurolega sono un'altra cosa, quindi è naturale che sia diverso, il colore del referto ogni tanto, il risultato, eccetera, eccetera. Noi ovviamente da italiani facciamo tutti gli auguri migliori possibili a Milano, che rappresenta in questo momento la nostra squadra. Noi egoisticamente li facciamo alla nostra Torino, che ha altri in questo momento obiettivi, chissà il futuro. Grazie mille. Un'opinioncina su Torino a livello di proiezione, come la vedi quest'anno? Ma io penso che la questione Torino sia abbastanza semplice, cioè sono 3, 4, 5 anni, merce anche il preolimpico, altre situazioni in cui Torino sembra lì non tanto come squadra, come città, proprio pronta a entrare in un certo tipo di pallacanestro. Farebbe piacere che riuscisse a entrarci, non so chi debba fare quest'ultimo passettino, la squadra, la città, i tifosi, la proprietà, non lo so, però manca quel passettino lì. E adesso spegniamo le luci! È arrivato il nostro momento! Signore e signori, questa è la Fiat Mazzola, ci avete creduto fino in fondo? Questa Torino ha dimostrato che con questa intensità può giocarsela con tutti. Ma sì, è una partita che non è che la dovessimo vincere, però dovevamo migliorare noi stessi, era un buon banco di prova.
quando hai una squadra così davanti tiri fuori tutte le motivazioni extra, per cui siamo stati bravi, peccato per il finale, ma comunque abbiamo fatto molti passi in avanti. La tua partita come l'hai vista? Da fuori l'abbiamo vista veramente intensa, una bella lotta sotto i tabelloni. Ma sì, mi sto ambientando, ho voglia di far bene, di dimostrare molto, per cui ci vuole un attimo di tempo, arriveranno anche le mie prestazioni. Questo è un primo passo in avanti, per cui non ci sediamo qua, continuiamo a lavorare.